Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di un pittore molto particolare e molto bizzarro. Stiamo parlando del pittore Giuseppe Arcimboldo, nato a Milano da una famiglia di pittori e quindi di formazione già avvantaggiato per una sua formazione professionale e culturale, grazie al padre che era pittore. Fu un pittore molto amato, particolar modo nelle corti europee, quindi lavorò molto spesso per principi, per conti, ma anche per i propri regnanti, quindi re e regine. In particolar modo lavorò per i re d'Asburgo. Gli Asburgo erano una dinastia di regnanti fra le più potenti d'Europa, che in quell'epoca, ci troviamo ancora verso la fine del Cinquecento, in quest'epoca avevano le loro corti più sfarzose e importanti a Vienna e a Praga. Infatti sarà proprio a Vienna e a Praga che Arcimboldo lavorerà più a lungo e in modo più proficuo. Quello di Arcimboldo non è più uno stile tipicamente rinascimentale, infatti sviluppa sin da subito uno stile veramente particolarissimo e individuale, la cosa che lo caratterizza più facilmente e lo distingue più facilmente anche da altri suoi contemporanei, ma anche ancora oggi nella storia dell'arte, le opere di Arcimboldo sono sicuramente riconoscibilissime perché proprio per il suo stile, un stile bizzarro, uno stile grottesco a volte e sicuramente uno stile molto molto creativo e curioso. E per questa ragione, per aver sviluppato questo suo stile così particolare, che non segue più le tipiche regole del Rinascimento, Arcimboldo può essere anche considerato appartenente a una corrente particolare, cioè la fase finale del Rinascimento, che viene anche chiamato manierismo. Di Arcimboldo sono proprio tipici i ritratti composti, cioè ritratti che sono realizzati grazie a una composizione pittorica di oggetti. Ne vediamo un esempio perfetto in Vertumnus, quest'opera che non è nient'altro che il ritratto di Rodolfo II d'Asburgo. Si tratta di un olio su tela di relativamente piccole dimensioni, perché stiamo parlando di 70 x 58 centimetri, che oggi si trova in una collezione privata in Svezia. Che cosa viene rappresentata in quest'opera? Quindi qual è il soggetto? Il soggetto di quest'opera è il regnante Rodolfo II d'Asburgo, che in questo caso non ha più le sembianze fisiche tipicamente umane, ma si è trasformato in un particolarissimo essere che può sembrare mostruoso, ma sicuramente è molto affascinante. Arcimboldo lo rappresenta nelle veci di Vertunno. Vertunno era il dio romano del mutamento delle stagioni e della maturazione dei frutti e della verdura. Ecco perché invece del naso abbiamo una pera, invece delle guance abbiamo due mele e così via. Cioè la fisionomia stessa di Rodolfo è stata trasformata in un insieme di frutta e verdura. Qual è lo stile di quest'opera? Lo stile di quest'opera è sicuramente, o le caratteristiche artistiche di quest'opera sono sicuramente la grandissima cura nei dettagli. C'è un'osservazione incredibilmente meticolosa di ogni singolo dettaglio, di ogni singolo frutto. Perché lo possiamo dire? Perché riconosciamo veramente in ogni porzione di questo viso, nell'ogni porzione di questo busto, i singoli elementi di frutta e di verdura. Riconosciamo zucchini, riconosciamo le zucche, riconosciamo la pera, il grano, o piuttosto che le mele, riconosciamo anche ciliegie, per così dire. Quindi sicuramente c'è una grandissima cura nel dettaglio. Considerando che tipologia di frutta e verdura Arcimboldo rappresenta, ci accorgiamo pian piano, facendone la lista, che si tratta di frutta e verdura non di una sola stagione, bensì di tutte le stagioni messe insieme. E questo non è una cosa a caso, perché la scelta di frutta e verdura di tutto l'anno ha una valenza, un valore simbolico. L'ultimo elemento di caratteristiche artistiche, l'ultimo elemento dello stile, è sicuramente questo stile bizzarro, molto individuale di Arcimboldo, è uno stile grottesco. Però andiamo a capire anche il significato. Perché rappresentare un regnante in forma di divinità antica romana e non soltanto nelle forme, nelle veci di una divinità antica romana, ma addirittura trasformato in un insieme
di frutti e un insieme di ortaggi. Questa opulenza, questo trionfo di frutta e verdura vuole rappresentare proprio la fertilità e l'agio che Rodolfo II spera di vivere e di promuovere nel suo regno. Quindi, cos'è che sta dicendo Rodolfo II in quanto regnante? Io sono stato un re che ha portato molta abbondanza al mio popolo, molto benessere al mio popolo. Ecco perché mi rappresento, mi faccio rappresentare in quanto divinità della maturazione, in quanto divinità dell'abbondanza anche. Un canto abbiamo l'abbondanza, il benessere, la fertilità di tutta questa frutta e verdura. D'altro canto, prendo quello detto precedentemente, il fatto che Acembolo rappresenti frutta e verdura di tutte le stagioni. Significa che c'è un'abbondanza e una fertilità attraverso tutto quanto l'anno. E ritorna quindi il pensiero del regnante che comunica attraverso questo ritratto non soltanto il benessere che il suo popolo prova o comunque il benessere che vive sotto il suo regno, ma è un benessere che c'è tutto quanto per tutto quanto l'anno, quindi è un benessere continuo e costante. Ecco perché la scelta di frutta e verdura di tutte le stagioni. Arcimboldo ha realizzato moltissimi ritratti di questo genere, non soltanto di divinità romane, seguendo altri soggetti. Molto conosciuti sono sia il ciclo degli elementi, quindi rappresentare i singoli elementi, acqua, terra, fuoco e aria, attraverso le loro caratteristiche più riconoscibili, ma anche le stagioni, quindi primavera, estate, autunno e inverno, attraverso i loro elementi più tipici. Arcimboldo però fu anche l'inventore di una tipologia di ritratto molto 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 particolare, che è il ritratto che vediamo in questo caso con l'esempio l'ortolano, e si tratta di un ritratto reversibile. Quello che a primo impatto, a primo sguardo, può sembrare una ciotola piena di ortaggi, se noi capovolgiamo questa tela ci rendiamo conto che si tratta di nuovo di uno dei tipici ritratti di Arcimboldo, cioè di un ritratto di un uomo, di una figura maschile in cui riconosciamo occhi, naso, tutta la fisionomia del viso, e quello che era prima stata la ciotola adesso non è nient'altro che il cappello di questa figura maschile. Quindi si tratta di un gioco, di una pittura molto divertente, molto bizzarra, e rispecchia proprio lo stile di Arcimboldo, e furono molto amati questi ritratti reversibili negli anni in cui Arcimboldo dipingeva, e ne dimostra anche il fatto che il pittore stesso ebbe una grande fortuna durante la sua vita, proprio grazie al suo stile così individuale.